Abbiamo qui Alessandro Cecchi Paone. Buonasera. Ciao a tutti, grazie e ben ritrovati. Allora, ricordiamo Alessandro Cecchi Paone, candidato nel collegio Nord-Ovest per Stati Uniti d'Europa. Lombardia, Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, con Emma Bonino. Molto bene. Pensa che il nome è la lista, no? Stati Uniti d'Europa. Sì. Beh, è un trucco per pigliare voti. Che trucco? Insomma, no, sì, è un'aspirazione reale. Insomma, gli Stati Uniti d'America ci hanno salvato. Due volte nel secolo scorso, la Statua della Libertà con la fiamma è stato un punto di riferimento. Ma io non voglio dare la mia sovranità all'Europa. Ma io non voglio la tua sovranità, voglio che la fiaccola della libertà possa raddoppiarsi, sdoppiarsi ed esserci anche a Bruxelles per la difesa della nostra civiltà occidentale. Ma c'è già la difesa qua in Italia, perché dobbiamo delegare e dare più poteri a Bruxelles? Voi siete pazzi. Noi vogliamo coordinare, potenziare, per esempio avere un esercito comune. Bravo. Non possiamo averne 27 come adesso, sai quante spese e quanta inefficienza. Bravissimo. Ma per carità, ma come va a finire? Con Mannacci che litiga col generale, con un altro generale francese, col generale tedesco. Mannacci per fortuna non fa più il generale. Allora, Mannacci fa lo scrittore, io sto festeggiando perché ha venduto solo 23 copie a Torino al Festival del Libro. Ma perché festeggi? Ah, veramente? Perché ne ha venduti solo 23 copie. Veramente? È un fallimento. È un'anticipazione di un disastro elettorale. 23 copie. 23. Sì, a Torino. Perché a Torino c'è un pubblico. Vabbè, non bisogna festeggiare perché uno vende poche copie. A me non mi piace Vannacci, né quello che scrive, nei suoi libri, nelle sue idee. Per cui non deve vendere e non deve essere eletto. Tuo marito che cosa vota? Mio marito mi ha rovinato. È la prima grave crisi matrimoniale dopo che abbiamo festeggiato qui con grande dolcezza e grande amore da parte vostra. Perché gli ho detto: mi dai una mano alla campagna elettorale, i temi sono più o meno quelli, i diritti. Invece? Dice no, mi ha chiamato Tajani e vado a fare parte dello staff di Forza Italia. Veramente. Sì. E non dormite più insieme allora? No, dormiamo insieme ma girati dalla parte opposta. Cioè non trombate più per colpa di Forza Italia. Meno. Avete diminuito le vostre prestazioni. A parte che la campagna elettorale, se la fai sul serio e la facciamo sul serio, è veramente rapporto quotidiano che avevi è un frullatore. Simone. È un frullatore. Però adesso che lui sta lì che mi dice: guarda, Tajani sta superando la Lega. Io dico: guarda che noi siamo vicini al 5, siamo sicuramente sopra il 4. Insomma, non va bene. Non va bene, perché però, poi vi prendete voti a vicenda, perché siete tutti e due al centro. È un bacino liberale, è incredibile. Tu mi stai dicendo che in questo momento siete nemici, dunque. No, non siamo nemici, siamo avversari politici, perché loro sono la sinistra del centrodestra, noi siamo la destra del centrodestra. Però il rapporto sessuale in questo caso potrebbe prendere più vigore, nello scasso. Per le poche volte che c'è, arriviamo belli motivati, carichi, belli no, motivati. Anche per dare un po' di. per punire qualcuno. Come dal punto di vista. No. Punire dal punto di vista sessuale, punisci qualcuno. No. Non siamo sadomaso, però certamente non c'è niente di male essere sadomaso, ma non lo siamo. Però voglio dire, purtroppo è venuta fuori questa cosa, la prima crisi matrimoniale assolutamente gestibile di carattere politico. Non siamo lontanissimi, come dice David, area liberale, partito. Partiamo con Vannacci, perché che ti devo dire, siete avversari comunque in quel collegio con Vannacci. Può votare Vannacci o può votare Cecchi Paone. Ti rendi conto? Per esempio Anna da Roma, che è là davanti dietro Petre, è sicuro che vota Vannacci. Ma quella è una povera retriva, la conosco Anna ormai da anni. Ma è una reazionaria quella. Ma secondo me è lei che scrive i libri di Vannacci. Scusami, allora, Anna, tu tra Cecchi Paone, in due secondi, tra Cecchi Paone e Vannacci, chi potrei? Non ci devo neanche pensare. Vannacci, il grande Vannacci. Tutto tuo, Anna. Vannacci ha detto che quello che ha vinto l'Eurofest. No, però scusami, al di là di tutto, tu adesso fate quello che volete. Ma tu puoi mandare in Europa uno che scrive in un libro che accarezzava la pelle di un bambino di colore? Ma ragazzi. Ma era bambino. Fatemi questa domanda. Ma io da bambino non ho mai toccato la mano. Ancora, ma sei tre mesi e sei mesi che vai avanti con questo. Ma si accarezzano soltanto i figli e i nipotini. Ma che stiamo scherzando? Al di là del colore. Ma che c'entra? Uno è un bambino curioso, è andato là nella metropolitana di Parigi, ha visto uno nero e gli ha accarezzato la pelle. Anche a te può essere. Ma io non accarezzerei bambini sconosciuti, già questo mi fa un po' impressione. Poi che c'entra la pelle? La pelle è uguale per tutti. Ma sì, ha accarezzato la pelle, perché magari la pelle. Ma ha detto che lei Gonu non è italiana. No, non ha detto. Si è scusato adesso, perché si è accorto. Sì, aveva esagerato. Esatto. Tu hai da una parte Cecchi Paone, i diritti, la libertà, un mondo aperto. Io dico, mettiamo a confronto. Società aperta. Società aperta vuol dire più diritti, più libertà. L'economia che gira. Le società aperte si vive meglio nelle società. C'è posto per tutti. L'altro giorno ho sentito una bellissima lezione contro Vannacci dalla Barbara Gallavotti, che è una bravissima divulgatrice, allieva di Piero Angela, che ha detto: la diversità è ricchezza
in biologia. Allora, secondo... E chi ha detto il contrario? Mica ha detto, mica ha detto che vuole opprimere i gay. Vannacci ha detto che la diversità è un problema, invece la diversità è un vantaggio. Ma sono tutte cazzate che dite voi su Vannacci. No, che scrive lui. Allora, ma noi non avremmo detto nulla se lui non si fosse messo in pista. Vannacci ha detto che quel tizio là in gonnella che ha vinto, che ha vinto l'Eurofestival, Nemo. Vabbè, tizio non binario. Non binario, adesso soggettivamente. Ma lui si definisce non binario. Sì, okay, non è che possiamo accettare uno. Che cazzo vuol dire non binario? Perché non prende il treno, potrebbe dire qualcuno. Ma che è vuol un dire? Termine, non sono d'accordo con te, un termine esagerato. Ma non è una persona dire? Momentaneamente incerta, o forse incerta per tutta la vita. Ma perché uno deve legittimare tutto? Ma perché legittimare? Uno può fare quello che vuole. Ma non è che io lo devo definire non binario. Avrà un nome, un cognome, questo qua. Si definì Nemo. Sì, Nemo, ma nessuno. Ma è maschio o femmina? Ma che te ne frega te? Lui dice che è quello che vuole. Credo che sia maschio, però lui dice che la cosa non lo riguarda. Ma perché? Vabbè, d'accordo, ma perché lo dobbiamo riconoscere i non binari? Ma la domanda è perché Vannacci lo deve attaccare? Che cazzo gliene frega Vannacci di Nemo? La domanda è perché ognuno non può fare quello che vuole e definirsi come gli pare, perché Vannacci deve giudicare, scusate. Lui ha detto che è nauseante questa roba qua. È una roba omofoba. Tu sai quanta una roba omofoba? Sì, assolutamente. Fascista pure un po'? No. Omofoba. Cioè da portare in tribunale. Ma che portare in tribunale? Da dire che non si fa, non si dice, ognuno fa quello che vuole. Ma uno ha il diritto alla nausea? O no? Uno, no, però io ho il diritto, io non sono nauseato, non me ne frega un cazzo di Nemo. Ma uno ha il diritto a essere nauseato da qualche cosa. Ma te cos'è che ti fa schifo? Ci sarà qualcosa che ti fa schifo? Da divulgatore medico scientifico una serie di medicinali con il supporto medico dei miei consulenti che gli posso suggerire per farsi passare la nausea. Ha bisogno di medicinali. Dici. Se nauseato, sì, è brutta la nausea. Fermi là. Allora, in pochi minuti volevo riassumere il cecchipeone pensiero. Oh mamma mia! Il cecchipeone pensiero su alcune questioni. Il cecchipeone detto pavone. Sì, non so bene se lo metterà. L'avete messo in lista? Ecco, detto pavone. Certo. Uno può scrivere anche pavone? Certo, perché. Ma è una puttanata. Non dai, è una puttanata, è venuto fuori che tanta gente che mi segue in televisione da 45 anni, soprattutto le signore, sono convinte che. Ma è una presa per il culo no, per il fatto vero. Che sei un po' checca, diciamo. Ma no, perché sono convinto. Tu senti un po' checca o no? Ma se volete dirmelo. Cioè, la parola checca è offensiva? No, assolutamente no. Però la checca credo che abbia delle movenze e dei modi di parlare un po' femmine. Io quindi sono. Finocchio, nemmeno Finocchio. Cioè, quel grandissimo scrittore un po' matto, come si chiama? Aiutatemi, quello di Seminario della Gioventù. C'è cioè un momento adesso di. Tondelli, quello che è morto. No, Seminario della Gioventù, italiano. Allora... Che mi definiva diversamente etero. Quindi, ma comunque va benissimo. Aldo Busi. Senza guardare. Diversamente etero. Comunque benvengano le checche, perché senza le checche coloro che amano le checche non saprebbero con chi andare. Quindi c'è ma tu ci andresti mai con una donna? Ci andresti ancora una certo volta? Certo che sì. Cioè adesso se saresti pronto ad andare ancora con una donna, ma stiamo pensando... cioè, ti ecciterebbe come cosa? Certo, ci stiamo pensando con Simone, che anche lui come sai ci è andato, ha avuto una figlia, di poter fare un trisom. Sì, con una ragazza, con una donna che piace a entrambi. Ma questa è una grande notizia. Però. A Bruxelles. Questa è una grande notizia. Sì, però attenzione, bisogna vedere come finiscono le elezioni. Se vinciamo tutte e due, possiamo festeggiare con una gentile signora o ragazza che sia disponibile. Mi stai dicendo una cosa che secondo me ci state pensando, nelle vostre teste. Nelle nostre fantasie. Sai che le coppie ci dicono delle cose. A letto pensate, se ci fosse... Non sempre, però se ci fosse qui una donna, state pensando anche a chi? No, vediamo passare una bella ragazza o una bella donna e dice guarda però non è che ci siamo dimenticati, no, noi ce la faremmo insieme volentieri magari, no? Il senso è quello. Questo lo dico io perché sono più brutale, ma l'idea era per festeggiare. Se Alessandro va al Parlamento Europeo con la Bonino e Stati Uniti d'Europa e lui riesce a portare la sua segue per Tajani questa signora importante delle Marche che è la sua regione, andiamo tutti a Bruxelles e festeggiamo e festeggiate in questo modo con un bellissimo trisom. Ma ammesso che ci sia qualcuna disponibile. Ma sì, ma già l'avete individuata. Dai, è vero, poi Bruxelles non frequentiamo. Tu l'adozione gay lo porteresti? L'aborto è stato, il Parlamento Europeo l'ha definito come diritto universale, che per me è una follia, io ci ho ripensato su questo. È sbagliata la parola, il diritto è quello delle donne di gestire situazioni difficili come vogliono. Uno si può anche opporre all'aborto, no? C'è il diritto di essere contro l'aborto. Se tu lo metti come diritto universale fai passare chi si oppone come un criminale. Sì, come è stato sbagliato però mettere come reato universale la gestazione per altri. Anch'io. Di universale non c'è nulla da scrivere in una legge. Adozione gay la metteresti tu? Assolutamente. Noi chiediamo il matrimonio egualitario che in Italia uguale. Non c'è.
con una sola riga. Sì, io non posso chiamare teoricamente Simone mio marito, perché l'unione civile ci chiede di definirci compagni o uniti civilmente. Anna sta impazzendo davanti a questa cosa. Poverina. Anna sta impazzendo. Anna, non devi uscire dall'Italia. Il signor Checca Pavone, si può dire Checca, no? Come no? Perché la devi insultare? Lo può dire solo un uomo omosessuale, lei no. E io può darsi pure che sia un po' omosessuale. No, lei è omofoba, chiaramente. No, no, no. Ha detto lei che Checca si può dire, quindi invece di dire Checca Pavone, che lei, non lei che è una donna etero. E poi i bambini, lasciateli stare alle donne, alle mamme. Ma quando mai? Perché voi siete talmente egoisti che volete imporre al bambino, poi quando sono grandi, sono mini vacanti. Ce l'abbiamo già, una bambina felicissima di 6 anni. Non l'avete fatta in provetta la bambina. Figlia del marito. E questo che cosa dimostra? Che voi non siete omosessuali nati gay, voi siete diventati perché siete depravati. Perché lei già gliel'ho detto. Ma neanche siete depravati. Qui si apre un problema immenso. Lo si è, lo si diventa, lo si era. Ecco appunto. Vannacci dice che gay non si nasce, che non è stato scoperto il DNA. È vero. Non c'è il gene. Ha ragione allora sì, su questo. Sì, sì, non c'è il gene. Cazzo, ha maggior ragione, però potrebbe essere un inno alla libertà. Ognuno fa quello che vuole nel momento in cui se lo sente. Cioè anche lei potrebbe diventare lesbica da un momento all'altro. Ma lei secondo me è già lesbica. C'è quell'aspetto... Vedi, sto dicendo una stupidaggine, perché ci sono delle lesbiche super femminili. Guarda, io sono frocia, mi piacciono gli uomini. Però scusa, grazie. Ti capisco. Anna. Però scusami Alessandro. Però avete una cosa bella in comune, vi piace il cazzo a tutte e due. È rimasta zitta. È giusto, avete una tu cosa. Sai che ci dice che il cazzo in realtà piace a tutti. Piace a tutti. Adesso chiama qualcuno, disgraziato, non è vero. Però scusami Alessandro, tu hai detto una cosa prima che una mezza, cioè dici ha ragione, non bisogna criminalizzare Vannacci, questa è la mia interpretazione, quando dice che in realtà non esiste il genere dell'omosessualità. Dunque omosessuale si può anche diventare perché ti influenza il mondo esterno, le televisioni, la società, eccetera. Oppure una tua spinta interna di libertà. Per questo è bello il mondo europeo che ti dice che puoi fare quello che vuoi e devi essere rispettato, certo, tutelato, e se vuoi ti puoi sposare fra persone dello stesso sesso. Non è provato che è un fatto scientifico, questo vuol dire che è una manifestazione della libertà umana, affettiva, emotiva e però sessuale. Però sì, quello ha ragione, non ha torto. Dice un sacco di stupidaggini su altre cose scientifiche, ma su questa ha ragione. Vuol dire che anche Vannacci potrebbe diventare omosessuale. Secondo me già lo è, perché c'hai i capelli tinti e poi, come, e questo è provato scientificamente in psichiatria e in psicanalisi, quelli che sono fissati contro gli omosessuali sono omosessuali latenti. C'è chi Pavone due punti, Vannacci è già gay, questo non è possibile. No, dice, potrebbe diventare, è a rischio perché dice uno che si scaglia così tanto e continuamente contro. Scusa, tu che non sei omosessuale, no, non ce l'hai sempre con no, noi. Io invece io sono a favore del matrimonio e della adozione. Io sono sulla tua posizione, lo so, e l'ho sempre riconosciuto e ti sono sempre stato grato come a Dario. Ma no, figurati. Ma figuriamoci, libertà. Però chi invece ce l'ha sempre con questo chiodo fisso nasconde qualcosa. Scusami un attimo, c'è una scena che mi hanno mandato da qualche giorno di un bambino che si poggia sul petto di una persona chiaramente, diciamo, non binaria, ecco, sì, che è frutto dell'utero in affitto. Questo bambino che gli viene dato è lui che se lo coccola sul petto, uno con un po' con la barba, un po' con le trecce, un po' lungo. È un'immagine che a molti fa schifo. A te fa schifo questa immagine? No, mi fa impressione perché io... L'hai vista anche tu quell'immagine? Sì, certo, ne abbiamo viste tante in passato. Io da liberale libertario lascio tutti liberi di fare le loro scelte. Io per esempio non lo farei. Meno male che è arrivato Simone che aveva già la bambina con 16-5 anni, perché io non ce la farei a usare una donna come una incubatrice, sinceramente non. Anche se lo facesse per amore, cioè potrei chiederlo alla mia ex moglie che ha fatto da testimone, ma non glielo chiederei mai, perché comunque non rientra. Però non lo vieteresti? Assolutamente no. No, non vieto nulla, vietato vietare, vi ricordate? Come no? Ma Finocchio è offensivo? Sì. No. Beh, dipende chi te lo dice, però. Lui no. No, ma se lo dice Casa Pound, sì, però. Beh, se me lo dice Anna è offensivo. Ah, anche, dipende l'intento, che è importante chi dice le tu cose. Tu sai, certo, scusami, che i carabinieri possono dire le barzellette sui carabinieri. Gli ebrei se le auto raccontano quelle sugli ebrei. Gay, esatto. I gay. Esatto. Però gli altri, quelli no. Quelli fuori no. Però io dico una cosa, perché abbiamo criminalizzato la parola Finocchio? È incomprensibile. No, abbiamo criminalizzato la parola Finocchio per colpa dell'associazione. Tu sei mai stato iscritto a un'associazione LGBTQ+, come cazzo si dice adesso? Credo a tutte. A tutte? Sì. Ma non rappresentano nessuno se non loro stessi. Vabbè, cioè, ma questo noi, è il punto. Ma che c'entra? Cioè, no, pensano di rappresentare il mondo gay. Ci sono un sacco di gay, ognuno è diverso, che non vuole essere né chiamato gay, né vuole dire quello che pensa sulla sua sessualità, e che non gliene frega un cazzo delle battaglie omosessuali. Ma infatti sono quelli che hanno lasciato l'Italia ultimo fanalino di coda di tutto il mondo occidentale. Ma non è
pensato. Perché, ma non è vero, perché siamo ma che siamo un paese omofobo, l'Italia? Beh, non abbiamo niente tranne le unioni civili. Ma che dovete avere? Uno il matrimonio egualitario. Vabbè, d'accordo. Il diritto all'adozione. Ma beh, per carità, sì, ho capito, ma non è che se non c'è diritto all'adozione un paese con meno diritti. Beh, dai, ma sa, nel 2024 è ancora là. Siamo un po' lenti. Ma insomma, non è vero. Siamo un po' lenti, dai, perché su, questi si fanno i fatti loro. La cocaina la legalizzeresti tu? No, io la cannabis legalizziamo. La cannabis sì. Sì, la cannabis sì. La cocaina no, perché c'è dietro un giro di affari e di potere. Ma difficilmente... io la liberalizzerei in tutto, liberalizzare. Io legalizzerei tutto, però io comincerei con la cannabis, certo, la cannabis per giusto. Evitare che i ragazzini vadano dai piccoli pusher. Tanto e... ci vanno uguale, ci vanno uguale. No, se è legalizzata vanno nei coffee shop, come si chiamano. Boh. Grazie, a presto. Ciao.